Buongiorno, rieccoci con l'edicola. Ieri, per uno strano incrocio della vita, nel giorno che celebrava eh, le azioni da mettere in campo contro la violenza sulle donne, eh, abbiamo avuto questi, questi due mostri in aula insieme contemporaneamente. Eh, sfruttiamo la prima pagina del Corriere della Sera per darvene conto: i due processi, la sentenza e la requisitoria del. PM in Pagnatiello all'ergastolo, il barista che eh, ha ucciso eh, la sua bellissima compagna e per Turetta eh, c'è stata la requisitoria del PM e il PM ha chiesto l'ergastolo. Eh, e poi c'è questo fatto che il Corriere della Sera eh, punta in apertura, giustamente perché riguarda l'acquisto della Lopa la, sulla Banca Popolare di Milano, Unicredit ha offerto 10 miliardi per poterla acquisire e c'è il muro del governo, no di Salvini, Giorgetti evoca il Golden Power e poi c'è quest'altra notizia che eh, il Corriere eh, mette di spalla nella serie delle, delle brevi. Cade l'accusa a Trump per l'assalto a Capitol Hill, che è stato il punto più scuro eh, della democrazia americana negli ultimi quattro eh, anni. Dalla, dal Corriere della Sera a Repubblica, la sfida delle banche, eh, il, il risico del, del credito, blitz di Unicredit. Blitz di Unicredit su Banca Popolare Milano, operazione da 10 miliardi. Così rischia di saltare il terzo polo eh, su Monte Paschi-Siena. Il governo, mossa non concordata, la D. Orsel, l'Europa ha bisogno di istituti più forti. Eh, Unicredit diventerebbe la quarta o, o quinta banca in Europa, no di Salvini, intervenga, intervenga Banca Italia, chiede il, il ministro e Giorgetti, anche preoccupato, valuta il Golden Power, che sarebbe il eh, potere del governo di intervenire acquisendo eh, quote della, della banca. E anche Repubblica in prima pagina ci mostra la sentenza, l'ergastolo per impagnatiello, i genitori di Giulia non è vendetta, e qui alla lettura della sentenza, questo scatto incredibile: la mamma di Giulia Tramontano in lacrime dopo la sentenza. In realtà, una sentenza che ripara i conti dal punto di vista giudiziario, ma i conti con la vita non li aggiusterà. Niente e mai più nessuno. Eh, questa è la speculare costruita all'interno della Repubblica: Blitz, Unicredit su BPM, 10 miliardi in azioni per crescere in Italia. L'Istituto lancia un'offerta pubblica di scambio sull'ex Popolare di Milano. Si consolida il secondo gruppo dietro Intesa, eh, l'amministratore delegato. L'Europa ha bisogno di banche forti e questi sono gli uomini che sono in primo piano riguardo questa vicenda finanziaria e economica. L'operazione di Orsel frena, frena il terzo polo sul monte dei Paschi di Siena. E qui c'è la visione tutta nordista. Del ministro Salvini che attaccano agli stranieri. Giorgetti valuta il Golden Power, il vice premier contro Banca Italia che fa vigila il ministro dell'economia. Operazione non concordata. Sintonia con Palazzo Chigi, Mausnato, Fratelli d'Italia. Non sta alla politica a dirigere le realtà private anche Forza Italia cauta sulla necessità di intervento del, del governo. Il perché la Lega abbia messo dritte le antenne su questa vicenda economica un giorno poi lo scopriremo vivendo. Eh, la stampa, la stampa mh, punta in apertura sulle violenze, su questo reframe che Meloni riprende perché. Nonostante viaggi, incontri di, con i capi di Stato, eh, visioni di altri paesi, la Meloni continua a restare ferma, bloccata sul fatto che il vero problema eh, del governo italiano e del nostro paese siano i migranti. Eh, violenze, Meloni attacca i migranti, la Premier mi diranno razzista, ma contro le donne l'incidenza è più alta, Mattarella, nessuna scusa, il problema è che le statistiche ufficiali, eh, quelle eh, prodotte dallo Stato, dall'Istat, dicono che non c'è l'incidenza di cui parla Meloni, ma è solo un'evocazione politica che poi serve a, ad agitare il mostro e quindi prendere provvedimenti. Le radici del mare, le eccoli i Due protagonisti, questi non lo so, non saranno manco uomini. Omicidi Cecchettin Cecchettine e Tramontano, condannato in Bagnatiello, chiesto l'ergastolo anche per Turetta. E questi sono i due protagonisti di orrende storie: orrende storie di violenza e di sangue sulle, sulle donne. Dalla stampa, passiamo al fatto quotidiano. Il fatto quotidiano Ovviamente si concentra su, su, su questa vicenda che a tratti è, è, è triste è, è, per avere come protagonista un comico e anche tragica. I 5 Stelle, intervista al Presidente dopo la Costituente Grillo dal salotto di casa sua, ha, ha, ha scritto un post e ha chiesto che venga rimesso tutto di nuovo in discussione espletando una nuova tornata di, di voto, Conte eh, sottolinea che oramai è stato eh, messo da parte, non potrà eh, fare più nulla, però la strada di rifare il voto resta aperta, resta libera, il, il garante a 300.000 euro all'anno, Beppe si rivoti, l'ex garante rifiuta la decisione degli iscritti e vuole pure il simbolo, il leader che sarebbe Conte, l'attuale leader, la base ha scelto l'idea di deroga ai due mandati per merito, ovvero il controllo totale su chi può candidarsi per il terzo mandato o meno nelle mani della segreteria nazionale del partito. E quindi un modo per tenere bloccati i parlamentari o gli aspiranti tali. Eh, dal fatto quotidiano, eh, vi mostro la prima pagina del Domani, che in quattro mosse praticamente fotografa la giornata, i femminicidi, italiani all'ergastolo, ma Meloni dà la colpa agli immigrati, quello di cui parlavamo prima il Blitz su Banca Popolare Milano, il governo attacca Unicredit e poi eh, Grillo verso Conte, la speranza di un partito meno ambiguo. Non estendiamo le colpe di Bibi a tutti gli ebrei e questa è una visione sulla, una, uh, visione sulla uh, guerra in Medio Oriente. Dal domani eh, vi mostro la prima pagina del giornale, che eh, ovviamente apre con il titolo eh, di maggiore evidenza sugli immigrati e le violenze, ovviamente c'è questa visione eh, in sintonia con quella della Presidente del Consiglio, la verità della Meloni, la Premier, incidenza più alta da stranieri, numeri allarmanti, serve una svolta culturale e, e non manca il giornale di dare, di dare conto di questa querelle all'interno del Movimento 5 Stelle, Grillo non si arrende, la votazione va ripetuta dal comico alla tragico, c'è cioè il commento a ah, incalce del eh, del giornalista Vittorio Feltri è pur sempre un comico. Eh, vi, a questo punto vi darei conto di tutto quello che è accaduto ieri nella giornata politica dei colleghi di vista eh, con questo filmato. Il 25 novembre è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Eh, io vorrei che non fosse solo una giornata fine a se stessa, ma deve essere il simbolo di un percorso che deve essere valido per tutto l'anno. Portate rispetto a, alle donne e ricordatelo non solo il 25 novembre ma ogni giorno che, che vi, alziate, eh, vi alziate e eh, affrontate una giornata. Tutti i giorni abbiamo a che fare con eh, omicidi, femminicidi. E episodi di violenza, quindi questo concetto non è pervasivo in tutta la società e dovremmo continuare a perseverare a comunicare che la vita è sacra e va preservata quindi non bisogna interferire nella vita altrui Eliminazione del ruolo del garante, favorevoli 63-24% Il Movimento 5 Stelle è una comunità fatta da cuori impavidi. Potremmo commettere degli errori, ma non ci troveremo mai disponibili a chinare la testa. Mai! E permettetemi di recuperare anche il mito di Ulisse. Perché il mito di Ulisse... È il mito di colui che sfida con intelligenza, sagacia, l'ignoto, ma anche con tanta passione e coraggio. Dobbiamo farlo tutti insieme. Dobbiamo resistere anche a questa destra, delle volte mi dite quando mi fermate presente non mollare. Fino a quando ci sarete voi, fino a quando vorrete voi, io non mollo. Saremo tutti insieme. Torniamo a far soffiare forte il nostro vento. Con questo entusiasmo. Ci sono anche quei siti che riguardano la figura del garante. Vorrei ricordare che questo processo è nato da un'esigenza che voi mi avete rappresentato ovunque vi ho incontrato, ovunque, sui vostri, su tutti i territori. Mi avete chiesto di essere ascoltati, avete chiesto di avere un momento di riflessione serio, autentico di poter costruire un passaggio in cui riflettere dove siamo arrivati, dove vogliamo andare. Processo costituente che ci riossigenasse. Non mi sarei mai aspettato, ve lo dico col cuore e sinceramente, di avere il nostro garante che si mettesse di traverso e entrasse a gamba tesa. Però attenzione, per noi l'alleanza non è un dato prepolitico, precostituito. L'alleanza per il movimento è e sarà sempre non un fine di per sé, ma un mezzo per un fine: per cambiare la società, per combattere battaglie giuste. Allora chiariamolo a tutto il sistema. Noi siamo testardamente, testardamente orientati a cambiare la società, combattendo le tante ingiustizie, combattendo le tante diseguaglianze, perché ci hanno buttato fuori da Chigi, perché non volevano che continuassimo a cambiare la società. Lo sappiamo. oggi miglioriamo il percorso in una società che è cambiata e anche il movimento in qualche modo cambia. Quello che dobbiamo fare è rimanere fedeli alle origini, all'identità, sappiamo da dove veniamo, sappiamo cosa siamo e non abbiamo paura di cambiare come tante volte abbiamo già cambiato. La cosa che più è pericolosa nel, nel dibattito di questa fase del Movimento 5 Stelle è che ruolo dobbiamo avere, che ruolo dobbiamo recitare, eh, ma non è una cosa che si decide a tavolino. Sta in quello che sei. Trasparenza, trasparenza, trasparenza. magari Grillo ritrova la verve e il guizzo e ribalta Conte con questa nuova votazione vedremo. prima di passare ai fatti di casa nostra vi, mostro, vi devo far vedere l'apoteosi di Libero, la giornata contro la violenza Giorgia Fannera, Fannere, le femministe russe, il Premier, gli stupri tra gli immigrati, incidenza maggiore i Dem gridano allo scandalo ma i dati danno questo lo dice Libero, danno ragione a Meloni e poi c'è questo spiraglio Parigi e Londra pronte a spedire le truppe in Ucraina quando eh, si mostrano i muscoli vuol dire che qualcosa si sta muovendo nella politica perché si giunga a una trego anche con la guerra nel cuore dell'Europa perché questa è solo spavalderia politica, poi, i militari in territorio ucraino significherebbero sancire la terza guerra mondiale con esiti abbastanza nefasti. Eh, passiamo ai fatti di casa nostra e vi mostro il mattino di, il mattino di Napoli, il tesoro della Napoli-Bari, l'apertura decisa dal direttore Roberto Napoletano. Il tesoro della Napoli-Bari vale 4 miliardi e 62 mila posti di lavoro, il che non è affatto una stupidaggine. Studio Bimez, l'amministratore delegato, tracciava una rotta per supportare il rilancio del mezzogiorno. E qui, dopo il mandato d'arresto della Corte internazionale di giustizia, c'è questo salvaguardotto del G7 per consentire a Netanyahu di prendervi parte con un discorso Tajani, la pace si tratta con lui, è evidente che Netanyahu debba decidere come fare la pace, però bisogna anche vedere le condizioni che impongono Hamas, Hezbollah e la strategia e la regia dell'Iran. Alle loro spalle. Il mattino di Napoli ci dà conto dell'addio al fratello di eh, Daniele, tradito anche lui dal cuore. Pino Daniele lo, lo chiamava oggi, anche lui eh, tradito dal cuore e, e purtroppo eh, deceduto. E qui c'è questa fotonotizia dedicata al tecnico del Napoli, Napoli capolista, l'omaggio a quattro anni dalla morte. Parliamo di eh, Diego Maradona, anche Dela e di Lorenzo davanti al Murales eh, Conte in ginocchio per, per Diego. Eh, dal mattino di Napoli passiamo ai fatti della metropoli. Sempre grazie. Al mattino tagli ai comuni, Manfredi ora confronto con Meloni, il sindaco in consiglio apre al rimpasto in giunta ma dopo Natale, quindi vuole passare delle feste serene. E poi qui c'è questa fotonotizia, scuola, ricorso bis di De Luca. Numeri sbagliati nel mirino, le scelte del ministero, la parola di nuovo all'altar. E qui c'è eh, questa grande manifestazione che c'è stata: escalation di donne, escalation di denunce. Fermiamo anche il revenge porn che sarebbero i ricatti sessuali attraverso video scattati alle proprie eh, fidanzate o mogli, la giornata mondiale tra pelli e flash mob, a uno dei flash mob organizzati ha partecipato anche il governatore De Luca che ha tenuto un discorso a mio avviso molto molto importante e il governatore De Luca ha saputo parlare ai giovani presenti a quella manifestazione, è importante che lo vediate. Non è che siete migliori. Se avete il coltello in tasca, se andate a fare la Movida. No, non è che siete più forti se la notte della Movida andate a fare la sfida con le altre bande. Siete più imbecilli, non più forti. Siete idioti. Allora partite da questo presupposto. Poi vi chiedo di fare un'altra cosa. Quando trovate una ragazza... Bella, attraente, fermatevi un attimo e fate un po' questo gioco, sovrapponete all'immagine di quella donna l'immagine di vostra madre o l'immagine di vostra sorella. Se vi viene la voglia di fare qualche idiozia, sovrapponete a quella ragazza l'immagine di vostra madre e fermatevi e fermatevi. E fermatevi, se pensate di essere più forti, se bevete più vodka la sera e vi scolate una bottiglia, siete più bestie, non più forti, siete più imbecilli. Ve lo dico perché sabato sera spesso noi ricoveriamo al Cardarelli. Ragazzi di 13 anni in coma etilico perché hanno fatto la sfida a chi beveva più superalcolici. Bestie, dovete resistere a questa idiozia. Allora non è la forza che vi caratterizza, non è il superalcolico. Non è il fer, non è la sfida, non è la banda che organizzate contro un'altra banda, ma è la ragione, il sentimento, essere umani, essere umani. Siete più forti se siete più umani, non se avete più muscoli, più coltelli o più droga. Divertitevi, siate allegri. Ma cercate di essere umani, vogliatevi bene, guardate ogni tanto negli occhi il compagno di banco, la compagna di banco. Questo non lo scoprirete mai sui social, se una ragazza vive un momento di solitudine, di depressione, di angoscia, perché magari a casa sua non riesce a parlare neanche con il padre e la madre. Cercate di guardarla negli occhi, cercate di capire se sta soffrendo, se è un momento di solitudine e cercate di volervi bene, di volervi bene, di volervi bene, di volervi bene. Un grande abbraccio, un grande abbraccio a tutti quanti voi e agli uomini siate orgogliosi di essere meridionali. Viva Napoli, viva il Sud! Ha delle antenne particolari, eh, va, va detto questo, è l'unico che riesce a mettersi in sintonia con le visioni della politica e i protagonisti futuri della politica che sono i ragazzi. Il problema giovanile a Napoli viene fotografato bene perché è questa la vera ferita che ha questa grande città, eh, sono i giovani, queste scorribande. In scooter, e teppismo giovedì serrande abbassate, Piazza Dante SOS sicurezza, il prefetto invia addirittura i soldati. Ma la vera figurazione di come, di come purtroppo venga vissuta la città di Napoli, Blitz con 15 arresti, bomba carta davanti a una casa, il boss ragazzo. Quando esco, pianura sarà come Baghdad. Ecco la visione del eh, giovanile della metropoli che purtroppo si trascina questa stortura e determina episodi di violenza ogni sera, ogni giorno. L'inchiesta delitto Vassallo, qua stiamo parlando sempre della prima di Repubblica Napoli, delitto Vassallo, udienza fiume col procuratore davanti al riesame e poi all'interno. Ne dà, conte, ne dà conto il collega. Da Repubblica Napoli passerei a Roma, la Roma che punta su due fotonotizie: come di tradizione, basta violenza sulle donne. qui c'è la foto di De Luca che partecipa al flash mob insieme alla Laurito e a tanti giovani Basta violenza sulle donne e poi lo stato arresta i clan devastano questa evocazione di titoli di film anni 80 Ordigno a pianura contro il Ras Antonio Lago ma 15 esponenti dei Marsicano Finiscono, finiscono dentro. Dal Roma, passiamo alle cronache di Napoli ed eccola la stangata ai Marsicano: i 15 arresti, e cronache di Napoli fa vedere anche i volti di queste persone che facevano parte di questo, di questo clan e in via Nabucco esplode una bomba sotto l'abitazione di Antonio Lago, alta tensione e questi sono i protagonisti di questo clan che è stato praticamente decapitato. Edificio a fuoco, eh, evacuate 14 famiglie, questo è accaduto a, a mercato, da croniche di Napoli passerei a vedere cosa ci racconta la prima pagina del mattino di Salerno, un arresto ogni quattro giorni, questo è il resoconto di spalle il resoconto della giornata contro la violenza sulle donne e qui c'è De Luca, si rivolge altare in apertura, scuola, ricorso bis contro il Ministero, nel mirino le scelte sul dimensionamento, sottostimato il numero di studenti campani, questa è un'altra Piccola grande battaglia che si appresta a sostenere il governatore eh, De Luca e anche sul mattino di Salerno il delitto del sindaco pescatore inchiesta Vassallo al test del riesame, tre udienze fu, eh, fiume al vaglio le posizioni di Cagnazzo, Cioffi e Cipriano, Borrelli in prima, eh, in prima linea. In prima linea. Eh, devo eh, Farvi vedere la prima pagina della città perché racconta altre tragedie. Il lavoro uccide ancora altri due morti, tragedia all'inca di Battipaglia. Andri schiacciato da dalla ruota di un pesante automezzo. Il decesso è avvenuto purtroppo poco dopo in ospedale. Dopo pochi giorni di agonia, anche Angelo Rosania si spegne nella rianimazione a vallo cadde mentre stava caricando della, della legna. Eh, abbiamo giusto il, tempo di eh, giusto il tempo di mostrarvi il mattino di Avellino, Nargi eh, Savio, scontro e cacciata, sta accadendo eh, una cosa abbastanza eh, cruenta all'interno della cosiddetta giunta tecnica che eh, era stata nominata con grande, grande entusiasmo dalla, dalla sindaca eh, prima, eh, al, nei primi mesi del suo insediamento, eh, eh, ci sta mh, praticamente eh, autoimplodendo questa linea politica per fare spazio agli esponenti che sostengono. Eh, L'ex sindaco Gianluca Festa, che chiedono a gran voce di poter ritornare alla guida della, della città, eh, vi do giusto. Uno sguardo ah, alla prima pagina del Corriere dello Sport, la ribattuta di Napoli, e il Corriere dello Sport ci informa che i conti di Aurelio vanno a gonfia vele. Napoli d'oro: 63 milioni di utile sono quelli che capitalizza Aurelio dell'Aurentis con il Napoli capolista. È davvero tutto per questa edizione di Edicola. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina alle 7. Arrivederci.